Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero. Prima di incominciare, volevamo ricordarvi di dare like e commentare il video. Dopodiché, se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale ed attivate la campana per gli aggiornamenti. Inoltre, se volete sostenere il canale in maniera diretta, c'è il tasto Super Grazie in basso al video. Nell'appuntamento di oggi, tra le altre cose, voleremo nella splendida Danimarca e poi da lì si va dall'altra parte del mondo, in Uruguay. Quindi mettetevi comodi, perché in Viral Top è ora di effettuare un nuovo tour all'interno delle case infestate, tra le più terrificanti al mondo. Buona visione! Questa bellissima proprietà, situata nella baia di Zeeland, in Danimarca, è all'apparenza tranquilla, ma nasconde una serie di tragedie che l'hanno portata a diventare la casa più infestata del paese. La storia risale a quando le sue terre erano utilizzate dai vichinghi, prima che il vescovo di Roxhilde decidesse di costruire lì questa enorme proprietà in pietra calcarea nell'anno 1215. Per molto tempo questo luogo ospitò migliaia di giovani sacerdoti ed importanti personalità ecclesiastiche. Questo fino a quando la corona danese si appropriò dello stesso, per trasformarlo successivamente in un fortino durante le guerre dei conti, avvenute nel 1530. Alla fine delle guerre, poi, i regnanti la trasformarono in una prigione reale. Durante quegli anni, i prigionieri vennero torturati e maltrattati in ogni modo. Inoltre si dice che i condannati a morte siano ancora lì, sotto forma di spirito, in quanto non riescono a trovare il riposo eterno. Questo pare che fu confermato nel 1694, quando la corona vendette questa proprietà a Fredmor Cronen, che la ristrutturò e la trasformò in casa familiare. Ma pochi mesi dopo, lui e la sua famiglia lasciarono la proprietà, terrorizzati, assicurando che la stessa fosse invasa dagli spiriti. La famiglia Cronen vendette la casa a Heinrich Müller, un diplomatico tedesco che si vantava del fatto che la stessa fosse infestata. Per molti anni, la casa vide cambiare diversi proprietari, fino a che, nel 1936, fu acquistata da Johann Friedrich Böttger, il quale, prima di andarci ad abitare, assunse medium e spiritisti che, aiutati da diversi sacerdoti, effettuarono una vasta serie di purificazioni spirituali ed esorcismi all'interno della proprietà, cercando di espellere le anime presenti. Da allora la famiglia Böttger ha continuato ad abitare la proprietà, anche se vengono ancora segnalate molte situazioni anomale ed avvistamenti spettrali. Si racconta che gli stati meridionali degli Stati Uniti siano pieni di innumerevoli fantasmi a causa della sanguinosa guerra civile. Ma pare che la stragrande maggioranza di questi si trovi in un luogo conosciuto come Kinsow House. Costruito nel 1945, questo luogo è uno dei più antichi della città di Marietta, in quanto è uno dei pochi sopravvissuti alle devastazioni della guerra, diventando un improvvisato ospedale militare e poi obitorio. All'epoca, questa casa apparteneva alla famiglia Fletcher, che vi abitò per diversi anni, fino a quando decisero di trasformarla in un albergo, mettendola poi a disposizione dei militari durante la guerra. Fu proprio allora che il luogo visse i suoi anni più bui,
in quanto vi erano giovani feriti e moribondi, personale medico che correva da una parte all'altra della proprietà per assistere ai malati e per eseguire operazioni talvolta senza anestesia che comportavano amputazioni. Inoltre vi erano molti cadaveri ammucchiati nel seminterrato dello stabile. Si dice che vi siano almeno 700 fantasmi all'interno della struttura, che attualmente funge da museo storico della città. Dei molti eventi terrificanti accaduti all'interno, forse, quello più famoso e studiato dagli esperti è quello capitato ad un gruppo di 8 persone negli anni 90. In quell'occasione, il gruppo di persone si stava preparando a visitare il secondo piano del museo. Si recarono all'ascensore, che invece di portarli al secondo piano, li portò nel seminterrato. Quando le porte si aprirono, videro che il seminterrato era pieno di barelle usate per curare persone. Erano anche presenti molte persone appartenenti al personale sanitario che stavano effettuando delle amputazioni. Impauriti ritornarono verso l'ascensore. Una volta giunti nella hall, andarono a lamentarsi dagli amministratori del museo, dicendo che la ricreazione storica recitata che avveniva all'interno del seminterrato forse era molto esplicita. Ma gli amministratori sbalorditi risposero loro che nel seminterrato non si svolgeva nessuna ricreazione storica degli eventi passati. Quindi si recarono tutti nel seminterrato, che però questa volta era vuoto. A quanto pare, quelle persone sono riuscite a viaggiare indietro nel tempo per alcuni istanti, riuscendo ad assistere in prima persona agli oscuri attimi vissuti nel passato della struttura. Nel cuore del quartiere di Colón, a Montevideo, si trova questa proprietà, protagonista di storie di sangue, fantasmi e di un matrimonio maledetto, noto come El Castillo Idiarte Borda. Questa sontuosa dimora fu costruita nel 1896 da Juan Bautista Idiarte Borda, allora presidente dell'Uruguay, vittima poi di un assassinio. Il presidente ordinò la costruzione di questa imponente dimora come una sorta di Taj Mahal, perché voleva che fosse un inno all'amore, come quello che provava per sua moglie, la signora Matilde. Purtroppo il presidente non riuscì ad abitarvi, perché fu assassinato da un uomo durante la commemorazione dell'indipendenza. Negli anni, Doña Matilde divenne una donna sola, triste e malinconica. Molte persone riferirono di averla vista parlare da sola e persino ballare da sola nella sala da ballo e servire sempre 2 bicchieri di liquore, nonostante appunto fosse sola. Doña Matilde non superò mai la morte del marito, ritrovato poi dopo la morte. Questo perché pare che marito e moglie vivano ancora oggi nella loro casa, in quanto in molti assicurano di aver visto una coppia di spettri. Alla morte di Doña Matilde, la casa passò nel totale abbandono, venendo scelta da malviventi e dagli assassini per commettervi le più oscure oscenità. Infatti, le autorità vi trovavano costantemente resti umani. Nel 2000 il governo di Montevideo decise di espropriare la villa per poi venderla ad una donna che la restaurò e la trasformò in un elegante luogo di ritrovo sociale. Ma fu allora che la villa iniziò a diventare famosa per i numerosi avvistamenti spettrali che vi furono segnalati. L'evento più famoso di tutti si è verificato un pomeriggio, mentre si teneva un matrimonio all'interno della villa. Nel bel mezzo della festa, la sposa si alzò per andare in bagno, ma pochi secondi dopo corse fuori da lì
terrorizzata. Dopo essersi calmata, disse di aver visto il corpo di un uomo sanguinante appeso al soffitto. Questo fatto divenne noto, costringendo la proprietaria a chiudere il salone e vendere la proprietà ad un uomo, che, coinvolto in problemi legali, fuggì da lì, lasciandola nuovamente in stato di abbandono. Allo stato attuale, questa enorme e sontuosa dimora continua ad essere totalmente abbandonata, ed il suo futuro è incerto. L'unica cosa innegabile è che, nonostante sia stata costruita pensando di essere un inno all'amore, si è successivamente trasformata a suo malgrado in un inno al terrore. Questo è tutto per ora, amici. Vi ringrazio molto per aver visto il video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete, seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione. Abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.